Pace bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto al numero 15. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore, alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Leggiamo nella prima lettura dal libro di Tobia la malattia di Tobi, il padre. E nel Vangelo Gesù risponde alla domanda: si deve pagare il tributo a Cesare? Forse delle domande che ci sono anche nei nostri cuori, e Gesù risponde in una maniera sapiente, perché conosce la sapienza di Dio. Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Ecco la risposta di Gesù, che vale anche per noi. Ci prepariamo a celebrare l'Eucaristia chiedendo perdono dei nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. E onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza tutto disponi secondo il tuo disegno di salvezza, ascolta la nostra umile preghiera, allontana da noi ogni male e dona ciò che giova al nostro vero bene, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro di Tobia. Io, Tobi, in quella notte di Pentecoste, dopo aver seppellito il morto, mi lavai, entrai nel mio cortile e mi addormentai sotto il muro del cortile. Per il caldo che c'era, tenevo la faccia scoperta, ignorando che sopra di me, nel muro, stavano dei passeri. Caddero sui miei occhi i loro escrementi ancora caldi, che mi produssero macchie bianche, e dovetti andare dai medici per la cura. Più essi però mi applicavano farmaci, più mi si oscuravano gli occhi a causa delle macchie bianche, finché divenni cieco del tutto. Per 4 anni rimasi cieco e ne soffrirono tutti i miei fratelli. Achicar, nei 2 anni che precedettero la sua partenza per l'Elimaide, provvide al mio sostentamento. In quel tempo mia moglie Anna lavorava a domicilio tessendo la lana che rimandava poi ai padroni, ricevendone la paga. Ora, nel 7° giorno del mese di Distro, quando tagliò il pezzo che aveva tessuto e lo mandò ai padroni, essi, oltre la mercede completa, le fecero dono di un capretto da mangiare. Quando il capretto entrò in casa mia, si mise a belare.
Chiamai allora mia moglie e le dissi: «Da dove viene questo capretto? Non sarà stato rubato. Restituiscilo ai padroni, poiché non abbiamo nessun diritto di mangiare una cosa rubata». Ella mi disse: «Mi è stato dato in più del salario». Ma io non le credevo e le ripetevo di restituirlo ai padroni, e per questo mi vergognavo di lei. Allora, per tutta risposta, mi disse: «Dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue buone opere? Ecco, lo si vede bene da come sei ridotto». Parola di Dio. Saldo è il cuore del giusto che confida nel Signore. Saldo è il cuore del giusto che confida nel Signore. Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe. La discendenza degli uomini retti sarà benedetta. Saldo è il cuore del giusto che confida nel Signore. Cattive notizie non avrà da temere, saldo è il suo cuore, confida nel Signore. Sicuro è il suo cuore, non teme, finché non vedrà la rovina dei suoi nemici. Saldo è il cuore del giusto che confida nel Signore. Egli dona largamente ai poveri. La sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria. Saldo è il cuore del giusto che confida nel Signore. Alleluia! Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Alleluia, 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 alleluia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?» Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo». Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro: «Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». E rimasero ammirati di lui. Parola del Signore. La scrittura conosce che nella vita c'è la salute ma anche la malattia. Abbiamo i casi, Giobbe, oggi Tobi, diventato cieco. E dice che non ha cambiato il suo atteggiamento nella malattia, perché nella malattia
possiamo cambiare il nostro atteggiamento verso Dio e verso il prossimo. C'è una contrarietà, c'è un disturbo, c'è una sofferenza. Ma Tobi è fedele, continua a osservare la legge, anzi si preoccupa che anche la moglie la osservi. Però di fronte a quella sua fedeltà c'è un atteggiamento di derisione da parte dei suoi compagni, della sua gente, a parte della moglie stessa, che lo rimproverano: a che cosa ha servita la tua fedeltà e le tue elemosine? Sono domande che forse vengono poste anche a noi quando c'è sofferenza, quando c'è malattia: a che cosa è servito la tua fedeltà e le tue la tua penitenza? Però dicevo, la scrittura ci insegna ci insegna come affrontare anche la malattia, che non viene da Dio, viene dalla natura, viene dalla vita, però che Dio non abbandona gli ammalati. Sappiamo quanti Gesù ne ha curati nel Vangelo. Cerchiamo di capire questo atteggiamento e comprendere anche chi non lo capisce e che forse ci rimprovera la nostra fedeltà, la nostra carità. E Gesù risponde a una domanda fatta per metterlo alla prova. Ci sono queste domande nel Vangelo, non sono domande per imparare, ma per mettere alla prova. È lecito pagare il tributo a Cesare o no? Si devono pagare le tasse o no? Una domanda, non sono domande antiche del passato. Quante volte ci domandiamo anche noi nel nostro tempo, le persone del nostro tempo: dobbiamo pagare le tasse o no? E come risponde Gesù? Gesù chiede una moneta. Di chi è questa iscrizione, di chi è questa effigie? Di Cesare. Perché fa questa domanda Gesù? Perché capiscono che stanno usando una moneta di Cesare. Cesare ha dato una moneta, è un servizio per la società, per il lavoro, per il commercio. E se tu hai ricevuto questo servizio, non devi rispondere in qualche maniera. Penso che anche questo è il discorso che dobbiamo tenere presente. Anche noi riceviamo dallo Stato un servizio, un aiuto. Come rispondiamo a questo servizio, a questo aiuto? Date a Cesare, date allo Stato quello che è dello Stato, ma date a Dio quello che è di Dio. Ecco qui l'aggiunta fatta da Gesù. Perché la domanda non era cosa si deve dare a Dio, ma cosa si deve dare a Cesare. E quello che si dà a Cesare non è sufficiente, perché c'è giusto dare a Cesare quando siamo e abbiamo capito di cosa dobbiamo dare a Dio. Perché il mondo non è fatto e non è di Cesare, ma è di Dio e anche retto dallo Stato. Ecco come la scrittura è sapiente, come ci insegna anche non cose antiche, ma comportamenti del nostro tempo. E ci dice anche che forse non tutti pagano le tasse come dovrebbero. Questa è anche l'ingiustizia. È la domanda che dovremmo farsi. Ma le paghiamo le tasse? Le pagano tutti? E cosa diamo a Dio? Qual è la parte che spetta allo Stato? Qual è la parte che spetta a Dio? Non è sempre chiaro questa distinzione, ma per noi va tenuta presente. E la risposta di Gesù è vera e è sapiente.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva in nostre mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Fiduciosi nella tua misericordia, o Signore, veniamo con doni al tuo santo altare, perché purificati dalla tua grazia, siamo rinnovati dai misteri che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Lodarti e ringraziare e renderti grazie sempre in ogni luogo, Dio onnipotente ed eterno. Tu sei l'unico Dio vivo e vero. L'universo è pieno della tua presenza, ma soprattutto nell'uomo, creato a tua immagine, hai impresso il sigillo della tua gloria. Tu lo chiami a cooperare con il lavoro quotidiano, al progetto della creazione, e gli doni il tuo spirito, perché in Cristo, uomo nuovo, diventi artefice di giustizia e di pace. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Giannino, Vasco, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia,
Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Con la preghiera che ci ha insegnato Gesù, chiediamo che ci aiuti a affrontare anche la malattia e ci aiuti anche a pagare le tasse. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beate gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo nel nostro viso per la vita eterna.
Preghiamo. O Padre che ci nutri con il corpo e il sangue del tuo Figlio, guidaci con il tuo Spirito, perché confessandoti non solo a parole e con la lingua, ma con i fatti e nella verità, possiamo entrare nel regno dei cieli, per Cristo nostro Signore. O Dio, tu manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono, e hai voluto che San Leopoldo ne fosse tuo fedele testimone. Per i suoi meriti, concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 75. Ho detto a te.